Buongiorno cipollotti e benvenuti. Se non sapete come mai ho detto salve cipollotti, andate ad iscrivervi nel canale Telegram che ho creato, trovate il link qui sotto e capirete tutto. Oddio, non ho acceso le lucine. Decisamente meglio. Comunque vi volevo parlare di questa serie proprio perché la settimana prossima ci sarà il finale di stagione assoluto, ovvero non proseguiranno con altre stagioni, quindi sarà il finale finale e dobbiamo scoprire chi è Addy. Io ho un po' di idee al riguardo e ho dei sospetti, quindi volevo parlarne con voi e se anche voi siete dei fan della serie mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate, se vi sta piacendo questa settima stagione B, perché c'è stata la 7A e la 7B adesso, e soprattutto secondo voi chi è Addy. Ovviamente vi avverto, questo video sarà pieno di spoiler, quindi se non siete ancora arrivati alla 7x19 di PLL vi sconsiglio vivamente la visione di questo video perché potrei rovinarvi tutto. Vi dico subito che io ho due sospetti principali. Il primo è Melissa, che da quello che ho capito è la più sospettata. Prima di tutto perché è sempre stata un personaggio molto ambiguo e si è sempre dimostrata molto molto subdola nei confronti di Spencer in particolare, quindi non lo so, l'ho sempre trovata molto ambigua, quindi sospetto di lei a prescindere. Poi perché dalla sesta stagione, se non sbaglio, è sparita nel nulla e questo è molto strano. E poi soprattutto perché ci sono tantissime incongruenze nella sua versione della di come è andata la notte in cui Allison è scomparsa. A questo proposito vi consiglio un canale fantastico, cioè l'ho scoperto qualche giorno fa e mi sono appassionata. Parla principalmente di PLL e fa degli approfondimenti assurdi. Quindi ve lo consiglio, ve lo lascio qui sotto, mi pare si chiami Fra Gullo ed è questo ragazzo bravissimo che è, vi giuro, è forse il maggiore esperto di PLL che io abbia mai visto, sa tutto. Infatti ho visto un suo video in cui elencava tutti i motivi per cui appunto secondo lui Melissa è Addy ed effettivamente sono d'accordo con lui, però ho anche un altro sospetto, ovvero io credo che Spencer abbia una gemella cattiva. Ormai PLL è diventato talmente trash, cioè ragazzi io lo adoro proprio per questi momenti no sense. Non lo so, sono sempre più convinta di questo fatto della gemella di Spencer. Prima di tutto perché ho notato che in questa settima stagione Spencer in alcuni casi ha un look molto particolare. Con il salto temporale dei 5 anni abbiamo visto che comunque tutti hanno cambiato look e anche Spencer, però ci sono poi dei momenti, soprattutto nelle ultime puntate, in cui lei ha questo look un po' strano, non da Spencer, veste dei vestiti... comunque ha dei vestiti molto scuri, molto sexy, che non lo so, non sono mai stati lo stile di Spencer. E poi ha anche molti comportamenti strani, si comporta, non lo so, come se appunto non fosse lei. E ci sono due momenti in particolare che mi hanno fatto davvero sospettare tantissimo che lei abbia appunto una gemella, ovvero la scena all'aeroporto in cui lei è insieme a Wren, ovvero il ragazzo di Melissa con cui viveva a Londra, e incontra all'aeroporto Ezra e gli dice non dire a nessuno che mi hai visto qui o cosa del genere, e mi è sembrato molto molto strano. Questo, tra l'altro, questo dettaglio non è poi stato ripreso fino ad adesso, quindi non lo so, secondo me c'è qualcosa sotto. E poi un altro momento in cui io ho detto no vabbè, cioè, ma qua c'ha la gemella è stato quello in cui nell'ultima puntata si vedono Toby e Spencer che si rincontrano e si baciano e poi vanno a letto insieme, e prima che insomma si scambino questi gesti affettuosi, praticamente Toby le dice la Spencer che conosco non avrebbe mai detto una cosa del genere. E vabbè, già questa frase è proprio trashissima, assaporiamo il trash. E quindi io lì ho detto vabbè, cioè, ma qua è palese, no? Non lo so, io sono sempre più convinta che lei abbia una gemella. Tra l'altro ho Federico, lo ringrazio, ciao Fede, grazie mille per mandarci sempre un sacco di spoiler su PLL, mi ha fatto leggere un articolo in cui veniva spiegata la teoria della gemella di Spencer, secondo cui tra l'altro la gemella, oltre a esistere, è anche AD, ed effettivamente ha, non lo so, secondo me è abbastanza credibile come teoria, nel caso ve la lascio scritta qua sotto. Tra l'altro con questa storia della gemella di Spencer, secondo me si vanno a risolvere, diciamo, alcune cose che
non lo so, che non sono, non, che non tornano. Ovvero, io ho pensato che può essere che se esiste la gemella, riescano così a spiegare il perché Spencer avesse avuto quel vuoto la notte in cui Allison è scomparsa, e il perché si fosse trascinata dietro la pala con cui l'aveva vista Melissa. Loro l'avevano spiegato col fatto che Spencer in quel periodo si drogava. No, ragazzi, ci sono anche problemi da ridere. Comunque, lei che tipo prendeva delle pastiglie per non dormire e studiare di più. Mamma mia, che trash. Però non lo so, secondo me se c'è la gemella spiegheranno così la cosa. E poi ho trovato un parallelismo che veramente. I parallelismi quelli belli. Ovvero, la notte in cui, come vi dicevo, Toby e Spencer sono andati a letto insieme. Se Spencer era in realtà la gemella cattiva, c'è questo parallelismo tra sua madre, Mary Drake, e Peter Hastings, che è andato a letto con Mary Drake pensando che fosse Jessica Di Laurentiis. Cioè, io vi giuro che che se davvero hanno fatto questo parallelismo, non so, rotolo. Cioè, faccio, come si chiama quello? Quando cadi all'indietro ti porti pure le gambe e rotoli dalle risate. Però non lo so, io sono convinta che la gemella c'è e spiegheranno quella cosa di Spencer quella notte, e se c'è il parallelismo con Peter Hastings, top. Quindi ecco, questi sono i miei principali sospetti per AD, Melissa e la gemella di Spencer. Non lo so, voi cosa ne pensate? Secondo voi chi è AD? Non lo so. Io veramente non so più che cosa pensare, perché ormai è diventato talmente what the fuck. Vabbè che lo è sempre stato, però nella prima stagione almeno poteva, non dico sembrare credibile, però aveva un minimo, no, di cose. Quindi adesso che è tutto diventato talmente assurdo, potrei aspettarmi veramente qualunque cosa da questa serie, qualunque cosa. Non lo so, spero comunque di non rimanere troppo delusa dalla scoperta di AD. E nulla. A proposito, probabilmente io e altri ragazzi del gruppo di Telegram seguiremo in diretta l'ultima puntata. Quindi, se volete seguirla insieme a noi e commentare, vi lascio qua sotto il gruppo Telegram in cui vi potete iscrivere tranquillamente. Così quella sera possiamo chiacchierare e sclerare insieme per PLL. E nulla, mi dispiace se questo video è un po' monotematico e anche un po' inutile. Per chi magari non segue la serie e non lo so, non è molto serio, scusate, ma tornerò presto con la solita programmazione. Spero già dalla settimana prossima di riuscire a farlo, ma comunque non temete, manca poco. E niente, quindi, come al solito, qua sotto trovate tutti i link per seguirmi sui social e mi raccomando, iscrivetevi al canale Telegram se volete chiacchierare con me e farvi la nottata PLL il 28. Come al solito trovate anche tutti i link per seguirmi sui canali YouTube per cui lavoro. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!